Buon sabato sera. Oggi vediamo qualcosa per cui l'Italia è conosciuta. I castelli che sono sparsi un po' per tutta Italia. I castelli, i roccaforti, le fortezze. Oggi vediamo quelle piacentine. È tipico vedere i castelli che dominano le colline. Oggi vedremo insieme alcuni castelli piacentini. Per chi non lo sa, Piacenza si trova in Emilia-Romagna, vicino alla Lombardia, come potete vedere nella cartina. Castello Arquato è strategicamente situato sulle prime alture della Val d'Arda e il borgo è arroccato lungo la collina e domina il paesaggio. Il centro storico resta sviluppato sulla riva sinistra del torrente Arda. Questo borgo è costruito secondo la struttura dei borghi medievali e non ha subito modifiche degne di nota sino agli anni 50. Vediamo ora il castello della Boffalora. È situato sulle ultime pendici delle colline, pur se posto ad un'altezza relativamente bassa, 292 metri sopra il livello del mare. Da lì si può osservare tuttavia tutto il territorio circostante. La storia di questo castello è stata tormentata, molti passaggi di mano condizionati da fatti di sangue e estinzioni delle famiglie per mancanza di eredi, come succedeva in molti casi per questi splendidi castelli. Il castello di Rivalta è un imponente complesso fortificato. Posto su una ripida scarpata vicino alla riva del fiume Trebbia, ha una posizione poco elevata ma che consente un'ampia panoramica sulla campagna circostante. Controllavano l'accesso alla Val Trebbia, un tempo importante via di comunicazione con il Genovesato e quindi il mare. Vediamo ora il castello di Agazzano. È un'altra fortificazione molto interessante. Situata nel cuore della Val Luretta, non lontano dal torrente in un punto di leggero dislivello. Composto da due edifici con storia, uso e aspetto completamente diversi, la rocca rinascimentale e il palazzo settecentesco sono posti sul limitare del paese di Agazzano, vicino alla piazza che un tempo difendevano. L'aspetto attuale della rocca risale al 1475. Il castello di Castelnuovo è invece situato in una posizione dominante sopra l'abitato. Si trova nella bassa Val Tidone. È una fortificazione risalente all'inizio del XII secolo, quando era ubicata poco più a sud di quella attuale. Nell'anno 1215, però, le milizie dei pavesi, non potendo espugnare la città di Borgonovo, si diressero verso Castelnuovo attaccando il castello, che venne incendiato e distrutto. Il castello fu ricostruito intorno al 1350 nella posizione attuale, assumendo le caratteristiche in buona parte visibili ancora oggi. Prima di concludere, ci tengo a dare un ringraziamento speciale a Loris per le riprese meravigliose di questi castelli. A domani e buon fine settimana!